Trasportare oggi, in collaborazione con Lamberet, l'anello verde della catena del freddo. Amici in camion e fuori dal camion, un caro saluto da Ferruccio Venturoli. E da Luca Barassi. Ancora una volta dai microfoni di Trasportare Oggi. Allora, prima di tutto i complimenti a Luca De Meo, milanese, 52 anni, attualmente alla guida di Seat, che è stato nominato direttore generale di Renault. Deve tentare di rilanciare la losanga e la vacillante alleanza con Nissan Mitsubishi. E complimenti anche a Man Italia per la sua bella iniziativa, cioè è entrato a far parte di Verona Strada Sicura, un'associazione che opera nel campo della prevenzione e della divulgazione della sicurezza stradale. Dalla sicurezza passiamo alla logistica. La rete Amazon si fa sempre più capillare anche in Italia. La Fulfillment by Amazon, servizi di logistica del colosso dell'e-commerce, rappresenta infatti la loro seconda voce di bilancio, dopo le vendite e i contenuti digitali. Il segmento pesa quasi un quinto del fatturato globale e cresce a una velocità superiore rispetto all'intero gruppo. Detto questo, purtroppo dobbiamo registrare una notizia negativa di mercato, perché sono arrivati i dati Anfia sui trainati, che hanno chiuso il 2019 con una perdita del 7,1% rispetto al 2018. Sono stati immatricolati 14.392 tra rimorchi e semirimorchi, il che vuol dire oltre un migliaio meno del 2018. Notizia negativa però chiama notizia positiva. Ma va? Davvero? Eh sì, perché il CDA di Autostrade per l'Italia ha approvato il piano strategico 2020-2023, un piano da ben 7,5 miliardi focalizzato sull'ammodernamento della rete, sulla digitalizzazione dei processi lavorativi, su un forte impulso alla mobilità sostenibile e alla connettività e alla sua sicurezza. E magari fosse. Nuovo Fuso Canter con un finanziamento eccezionale. TAN fisso 1,90, TAEG 2,66 per 60 mesi. Anticipo minimo 5%, valido per veicoli anche allestiti. Offerta fino al 31 marzo. Fogli informativi in concessionaria. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Un guasto ad un camion o ad un furgone, al di là del danno in sé, può costare molto tempo e quindi denaro. Il fermo macchina per chi lavora con i mezzi commerciali incide evidentemente in modo pesante sul bilancio dell'azienda. Ecco perché sempre di più le case costruttrici si sono strutturate per rendere sempre più efficiente il proprio servizio di assistenza, con centri di controllo molto evoluti, come il Customer Center di Iveco, per esempio, in grado di seguire i clienti ovunque e risolvere il problema in poche ore. Ovviamente le case tendono ad intervenire sui propri mezzi e non su quelli della concorrenza. Per questo motivo, ma non solo, ci si può rivolgere a reti terze che spesso hanno alle spalle grosse multinazionali e possono intervenire su veicoli di marche diverse. Quindi, in poche parole, sia che tu sia un padroncino o una grande flotta, è bene avere, per così dire, le spalle coperte per quanto riguarda l'assistenza, che sia attraverso il proprio fornitore di veicoli, attraverso le reti di alcune carte di servizi internazionali o appunto un network di officine diffuso a livello europeo e attrezzato con le migliori attrezzature professionali. Una di queste reti è Alltrax, sicuramente tra le più diffuse e presenti sul territorio europeo. Cerchiamo di capire con Gianluca Annunziata, Country Manager Italia, come funziona questo network. Grazie Luca. Alltrax Truck and Trailer Service è un'azienda tedesca creata nel 2013 da Bosch, da Knorr-Bremse e da ZF, che sono tre delle principali società che a livello mondiale da oltre un secolo contribuiscono allo sviluppo tecnologico del nostro settore e del settore automotive in generale. Il know-how e le competenze tecniche fornite da tutte queste, tre grandi aziende sono di fatto la spina dorsale di Alltrax, che le mette a disposizione sotto forma di servizi alle proprie officine partner per essere in grado appunto di fornire assistenza a camion e rimorchi di tutte le marche. Quindi, affiliandosi oggi ad Alltrax, le officine entrano a far parte di una rete di assistenza internazionale che oggi conta oltre 700 partner in 12 paesi europei, di cui 80 sono solo in Italia. Sei un autotrasportatore? Hai uno o più camion? Chiama Transpobank allo 02 20 57 11. La prima borsa carichi italiana con oltre 10.000 carichi al giorno per non viaggiare più a vuoto. Chiama subito 02 20 57 11. In effetti non parliamo quasi mai di riparazioni, ricambi, assistenze officine, quindi sarà interessante nella seconda parte della nostra trasmissione approfondire questo tema. Diamo la linea alla rete, ma restate con noi. Trasportare oggi, in collaborazione con Lamberet, l'anello verde della catena del freddo.
Nella prima parte della trasmissione abbiamo visto quanto sia importante occuparsi dell'assistenza dei propri mezzi e preoccuparsi che questo possa avvenire con una puntualità anche quando si è in viaggio. Con Gianluca Annunziata, Country Manager Italia, abbiamo visto come è strutturata Alltrax, una delle reti di officine indipendenti più diffuse in Europa. Continuiamo la nostra chiacchierata con il manager milanese per chiedergli quali sono i vantaggi di affidarsi ad Alltrax per un'azienda di trasporto. Come dicevamo prima, oggi la rete Alltrax si estende in 12 paesi europei con oltre 700 officine affiliate ed è quindi un'ottima opportunità per il trasportatore per trovare un punto di assistenza qualificato e complementare le reti autorizzate, soprattutto ad esempio quando si parla di rimorchi. Le officine Alltrax sono attrezzate per servire veicoli di qualsiasi marca, di qualsiasi tipo e dotate di qualsiasi sistema ed inoltre possono contare le aziende di trasporto, ad esempio sul nostro servizio di assistenza stradale 24 ore su 24 che è attivo in tutti i paesi in cui siamo presenti e non è un caso che nel 2019 abbiamo lanciato sul mercato prima la nostra app con la quale si possono trovare facilmente appunto tutte le officine in Europa, contattarle e raggiungerle e abbiamo lanciato anche il nostro programma Alltrax Fleet con il quale ci proponiamo di iniziare a fornire servizi direttamente alle aziende di trasporto però avendo la nostra rete di officine al centro della strategia. Ecco, invece per un'officina perché è interessante Alltrax? Beh, per un'officina sicuramente perché il nostro è un network internazionale che sia in Italia che in Europa vede partecipare sia officine che sono autorizzate già da costruttori di veicoli e sia officine cosiddette indipendenti. Per noi di fatto non c'è differenza perché ciò che ci interessa è il profilo di un'officina, cioè che risponde ai nostri standard. Per un'officina autorizzata Alltrax è un partner interessante perché fornisce di fatto tutte le competenze tecniche che servono per affrontare riparazioni su camion e rimorchi di tutte le marche e quindi incrementare le proprie opportunità di business, mentre per un'officina indipendente vuol dire entrare a far parte di un network multimarca internazionale, europeo, dedicato ai veicoli industriali, ricevendo da un'unica fonte tutti i servizi tecnici necessari per aumentare le proprie competenze ed efficienza operativa. Ecco, ci sono progetti e appuntamenti futuri di cui ci vuoi parlare del vostro network? Beh, allora sicuramente Luca quest'anno vedremo l'ulteriore sviluppo di Alltrax Fleet di cui certamente avremo occasione di parlarne in una prossima occasione. Stiamo portando avanti anche quest'anno nel nostro paese alcune importanti collaborazioni con grande soddisfazione. La prima è con Total Lubrificanti che è il nostro partner europeo, mentre a brevissimo lanceremo anche con quella con Prometeon Pirelli per tutto il tema dell'assistenza dei pneumatici. Infine il 2020 è l'anno in cui faremo la nostra convention nazionale italiana e non da ultimo vi aspettiamo tutti all'IAA di Hannover in cui siamo presenti anche nell'edizione di quest'anno. E comunque chiunque volesse avere maggiori informazioni può consultare il nostro sito www.alltrax.it oppure la nostra pagina Facebook. Bene, allora ci vedremo presto, grazie. Grazie a te Luca. L'Etexpo, la fiera su logistica sostenibile e trasporti più green dell'anno. 100 eventi con aziende e istituzioni a Verona dal 21 al 25 marzo. Ti aspettiamo, www.letexpo.it. Ed eccoci al nostro appuntamento con la sostenibilità e cominciamo dal gruppo Volkswagen che ha firmato un accordo di collaborazione a lungo termine con Microsoft proprio su sostenibilità e iniziative sociali. Lo scopo è promuovere e implementare progetti nell'ambito della formazione digitale e istruzione dei collaboratori. Restiamo nel campo della sostenibilità, ma per parlare di gas naturale liquefatto, perché è stato aperto il secondo distributore nel Lazio, è a marchio Eni e si trova a Ferentino, provincia di Frosinone, nei pressi del casello autostradale della 1. A proposito di GNL dobbiamo registrare l'ennesima consegna da parte di Iveco di Stralis LNG. E stavolta quanti ne hanno consegnati? Hanno consegnato 10 Stralis 440 LNG alla Gazzetti, azienda che gestisce il trasporto di materie prime, semilavorati e prodotto finito per il distretto ceramico di Sassuolo. Ma alla fine quanti ne hanno venduti di Stralis GNL? A quanto ne so, in Italia circa 2300 esemplari. Comunque questi Stralis per la Gazzetti non sono che l'inizio di un percorso che porterà l'azienda entro il 2025 ad avere una flotta completamente green. Bene, questa è l'ultima notizia di questa puntata. Ringraziamo Gianluca Annunziata per essere intervenuto e noi ci risentiamo giovedì prossimo, stessa radio, stessa ora. Ciao! Si ringrazia Lamberé, Mercedes-Benz Trucks e Alice.